L'unica cosa bella oggi sono le sopracciglia, perché ieri ho fatto Bro Bar. Tutto il resto fa un po' pena. Ma va bene così. C'è anche il brufolo. Perfetto. Ciao, sono la Delk, benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi voglio raccontarvi in che modo è possibile abbinare i rossetti marroni e come avrete visto dal titolo, oggi parleremo di come abbinare un rossetto che non è particolarmente difficile da abbinare già di per sé, perché si tratta comunque di un nude marrone, che è appunto il Creamy Love di Clio Makeup nella tonalità Sei Mio, quindi è questo marrone nude molto tenue. Ci sono dei rossetti marroni molto 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 più accesi e più forti e ancora più difficili da abbinare. In realtà non mi ero mai posta il problema di abbinare un rossetto marrone, però ho visto che invece questo problema è abbastanza diffuso, nel senso che sorge evidentemente spesso la domanda di come cavolo lo abbino un rossetto marrone. Quindi andremo proprio a vedere in che modo è possibile abbinarli in maniera molto facile ad un look occhi. Allora, sostanzialmente potremmo dire che la regola generale, per abbinare un rossetto marrone è quella di realizzare un trucco occhi marrone. Ci avete creduto, eh? Ebbene sì, non è questa la risposta. Infatti, è molto difficile abbinare un rossetto marrone ad un trucco occhi marrone, proprio perché non so se ci avete mai fatto caso, ma anche abbinare che ne so, due maglie marroni è molto difficile, proprio perché il marrone spazia in tantissime tonalità diverse. E come mi avrete già sentito dire in altri video, quindi non voglio essere ripetitiva, a me piace sempre innanzitutto mantenere una linea guida, soprattutto nel sottotono del marrone. Cioè, se utilizzo dei marroni freddi, procedo poi con abbinamenti freddi e viceversa con sottotoni caldi. Il Sei Mio di Clio Makeup ha un sottotono abbastanza naturale, ma comunque sia più tendente al caldo piuttosto che al freddo. Quindi, a mio parere, la cosa più facile è abbinarlo a dei trucchi molto luminosi. Possono essere trucchi con colori dorati, con colori rosati, eccetera. Quello che vi farò vedere io oggi, invece, è uno smokey abbastanza soft, quindi diciamo sul grigio. Che termina poi con un nocciola, quindi ecco, è una cosa abbastanza tranquilla per essere uno smokey, ma comunque sia è un trucco che appunto si sposa benissimo con queste tipologie di rossetti. Come vi dicevo, quindi abbinare un rossetto marrone ad un trucco occhi marrone è sempre molto difficile. O siete riuscite veramente ad individuare una combinazione di prodotti, magari anche perché facenti parte della stessa collezione, non so, a volte capita, o anche prodotti completamente diversi perché magari di marche diverse ma che stanno benissimo insieme, altrimenti è molto difficile ricreare, che ne so, un trucco completamente marrone ed abbinarvi poi un rossetto marrone, soprattutto se scuro. Ovvero, non è una cosa impossibile da fare perché niente è impossibile e niente assolutamente è vietato, però è un pochino più difficile perché bisogna andare un pochino a studiare i sottotoni. Se invece volete andare tranquille, assolutamente con colori di questo genere potete fare un trucco super luminoso, un trucco per esempio come quello che avevo realizzato in un tutorial qualche settimana fa, molto luminoso sui toni del rosa, sarebbe perfetto anche un rossetto di questo genere, oppure un trucco come quello che andrò a realizzare oggi. Quindi, se siete curiosi di vedere come andrà a finire questo smokey soft abbinato poi a delle labbra nude, continuate a vedere il video, anche perché andrò ad utilizzare per la prima volta alcuni prodotti nuovi che sono curiosissima di testare, quindi li andremo proprio a vedere insieme. Innanzitutto idrato benissimo labbra e viso. Utilizzo sempre la mia Smart che è quasi finita, ma ce n'è sempre un pochino, pochino. Dovrò fare anche un po' di correzioni oggi perché ho dei brufoli. Sotto gli occhi applico un pochino di Pep Start, anche se lo avevo già fatto stamani perché in questo periodo che ho l'allergia mi sveglio con gli occhi gonfissimi, quindi mi aiuta un sacco, soprattutto perché tenendolo in frigorifero mi fa proprio un effetto sgonfiante. Non so se notate anche voi qualcosa di diverso nelle mie sopracciglia, ma io sono molto 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 felice perché quando ieri sono andata a fare il Brow Bar con Tiziana, la mia brow specialist di Benefit, di fiducia, abbiamo trovato questa soluzione per andare a sistemare la testa delle mie sopracciglia, che adesso è molto più
simmetrica e sono veramente contentissima. Più le guardo e più mi piacciono. E come potete vedere anche il colore è già perfetto, anche se tipo qua mi manca tutto un pezzo, perché comunque sì, ho fatto anche il colore, quindi mi piacciono un sacco. Quindi come avete visto ho già idratato il viso, però adesso passo direttamente agli occhi perché non conosco questi ombretti che andrò ad utilizzare e ho paura che ci possa essere un po' di fallout, quindi prima faccio gli occhi. Come base vado a prendere un nuovo primer occhi che ho acquistato, che è lo Shadow Insurance di Too Faced. Questo lo puntavo da un sacco di tempo e alla fine poi ho approfittato del 20% e l'ho acquistato. Devo dire che anche se lo sto provando da pochissimi giorni mi ha fatto un'ottima impressione. Rispetto al primer potion è molto più fluido, non che sia più idratante, ma semplicemente lo sentite più scorrevole durante l'applicazione, cioè dà una sensazione di più facile assorbimento, ecco, questa è la sensazione. E poi comunque la tenuta è veramente ottima. Per la base del mio smoky andrò ad utilizzare un nuovo prodotto di Sephora. Questo è il Sephora Easy Smoky Eye, quindi un prodotto ideato appunto apposta per realizzare gli smoky, che consiste in una specie di matita gigante. In questo caso è un grigio, la colorazione è la 07 Twilight Grey e all'altro capo del prodotto c'è appunto un pennellino con delle setole molto morbide che serve appunto per sfumare il prodotto fluido. Quindi vediamolo all'opera. Lo vado ad applicare direttamente sulla palpebra mobile. Mi assicuro di applicarlo benissimo vicino alla rima ciliare. Non vado troppo nell'angolo dell'occhio perché dopo voglio farci il punto luce. La matita è molto 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 morbida. Adesso la vado a sfumare nella parte più alta in modo da diffondere il prodotto verso l'alto. E nel frattempo cerco anche di dare una specie di forma decente al mio smoky. Vado a fissare questa base cremosa sempre con un ombretto di Sephora ma in polvere, e questo è il Colorful Queen for a Day numero 56 Mirror, quindi uno di quelli appunto con effetto specchiato. Lo prelevo con un pennellino d'applicazione e lo vado a tamponare sulla palpebra ed è wow, super 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 costruito, è veramente bellissimo, cioè l'effetto è fantastico. Adesso per fare un po' di contouring dell'occhio prendo la mia palette occhi di Kat Von D e prendo questo nocciolino che è Latinus. Lo prelevo con un pennello da sfumatura e lo utilizzo per andare a definire la piega. Prendo questo color crema che è Succubus e lo vado ad applicare sotto il sopracciglio. Mi si sono un po' sparsi dappertutto i brillantini dell'ombretto di Sephora. Qui mi piaceva un effetto più opaco però. Niente. Con un pennellino a penna prendo sempre il nocciola di prima e lo vado ad applicare sotto. Poi prendo una matita tortora, questa è la pastello pioggia di Neve Cosmetics, e vado a dare definizione alla palpebra inferiore. Dentro l'occhio non applico niente oggi, ahimè, perché con l'allergia sono veramente messa malissimo, quindi mi accontento di questo risultato. E prima di andare a terminare gli occhi passo al viso. Innanzitutto mi armo di acqua micellare e un dischetto di cotone perché c'è stato un bel po' di fallout, quindi vado ad eliminare tutti i brillantini che sono caduti sotto gli occhi. In questo modo evito di essere tutta completamente brillantinosa nella base
Utilizzo una base vellutante, questa è quella nuova di Urban Decay che sto provando e che veramente mi piace un sacco perché rende tutto perfettamente omogeneo e vellutato. E poi vado ad applicare il fondo che oggi è l'All Nighter di Urban Decay. Ma come lo vado ad applicare? Innanzitutto ne spruzzo un pochino poco sulla mano perché di questo ne basta veramente pochissimo e oggi lo andrò ad applicare con lui. Tan ta ta ta! Questo, allora, innanzitutto guardate quanto è grande questo pennello, è gigantesco. Allora, sono curiosissima di provarlo perché è un pennello di Sephora, è il numero 83 e è un pennello della linea Pro Ultra Liquid Foundation, quindi adatto ai fondotinta super liquidi. Ha queste setole angolate e all'interno ha appunto una differenza tra due tipologie di setole che sono molto più morbide all'interno e più lunghe e leggermente più rigide all'esterno. È veramente bellissimo, cioè anche come styling è veramente bello. Quindi andiamo a provarlo insieme. Prelevo poco prodotto dalla mano e vado ad utilizzare il pennello, partendo come sempre dal centro del viso. Wow! Wow! Credo di aver trovato il pennello della vita. È bellissimo. Cioè, fra un po' non serve nemmeno la spugnetta da tanto che sta stendendo bene il prodotto. Allora, l'angolatura delle setole è pazzesca, è super comoda, permette proprio di arrivare in tutti i punti del viso. È super anatomico e morbido, ma mi piace un sacco. Stende il prodotto che è una meraviglia, cioè è veramente allucinante. L'ho distribuito talmente bene che tra un po' non servirebbe nemmeno il passaggio con la Beauty Blender, che per me è fondamentale, invece l'ho steso veramente benissimo. Anche qua nella zona tra i capelli agisce in maniera veramente perfetta. Vabbè, voglio farvi tutti i commenti alla fine, ma non posso veramente astenermi, è meraviglioso. Cioè, è veramente pazzesco il risultato. Sotto gli occhi vado ad applicare il correttore HD di NYX. Questa colorazione che ho preso è leggermente aranciata e mi permette di fare un po' un 2 in 1, tipo correzione e illuminazione insieme. Vediamo se riesco sempre con lo stesso pennello. Sono senza parole, cioè questo è una cosa da avere assolutamente. A questo punto, cioè, penso che non ne farò mai più a meno. Ok, allora, utilizzo la cipria correttiva di Cooler Caramel. Andiamo a spargere le palline ovunque come al solito. Andiamo quindi con la palette di L'Oreal. Mi prendo questo colore, il secondo. A questo punto cerco leggermente di andare a riempire questi buchini delle sopracciglia, anche se veramente sono il top oggi, veramente. Un colore così fresco, il mio problema è che a me mi manca tutto questo pezzo. Ah, sto usando il Cabrau nella tonalità 5. Scusate, ma ero un attimino incantata. Dio, il Cabrau fa veramente miracoli. Io non ce la farei a sta senza. Ecco, io ho queste uscite e poi nei commenti mi scrivono: ciao, sei toscana? No, si sente? Oddio, Mario. Era una delle mie paure che uscisse troppo questa cosa. Però poi alla fine, dai, so che a tantissime persone piace l'accento toscano, quindi... A questo punto vado a scolpire il viso e indovinate che cosa utilizzo? Utilizzo la Shade and Light Viso, ovviamente.
Prendo il mio pennello, prelevo il prodotto da queste due cialde e vado a ricreare l'ombreggiatura naturale del viso. Poi appoggio leggermente il pennello sulla cialda più scura e vado ad intensificare leggermente la parte più vicina all'orecchio. Poi smusso leggermente anche la zona della fronte e soprattutto quella delle tempie. Poi prendo assolutamente la cialda gialla in questo caso e vado a realizzare un po' di highlighting. E anche nella parte sotto per andare a tirare più fuori ancora lo zigomo. Con la cialda intermedia, cercando di essere molto precisa, vado a fare un pochino di contouring del naso. Questo sarebbe il momento dell'illuminante. Io non vi propongo un illuminante qualsiasi, ma vi propongo dei signori illuminanti che sono quelli della palette di Kat Von D, la Holographic Alchemist Palette. È un acquisto recentissimo di cui assolutamente sono felicissima ed è la palette appunto di illuminanti che contiene questi quattro illuminanti bellissimi che hanno tantissimissime funzioni che vi farò vedere anche nei prossimi video perché hanno veramente talmente tanti utilizzi che non posso farveli vedere tutti in questo video, quindi per adesso nel video di oggi mi andrò a limitare ad utilizzarli banalmente come dei semplici illuminanti. Nello specifico in questo caso utilizzo quello sulla punta che è quello tendente al rosa appunto e lo vado a prelevare con un pennellino a penna, quindi lo prelevo dalla cialda e lo vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio e inizio a allargarmi leggermente. Con un pennello con le setole più lunghe prelevo sempre l'illuminante rosa e lo vado ad applicare sotto il sopracciglio in maniera molto leggera. Poi con questo pennellino di Real Technique, perché come potete vedere utilizzare un ventaglio in questo caso sarebbe impossibile visto che le cialde comunque sono abbastanza piccole, vedete, sarebbe molto difficile prelevarlo, quindi vado ad utilizzare questo pennellino che è molto più adatto. Prelevo ancora una volta il rosa e lo vado ad applicare sulla parte alta dello zigomo. Per rendere ancora più luminosa la parte dell'angolo interno dell'occhio utilizzo un altro ombretto di Sephora, questo è il What Happens in Vegas numero 283 ed è bellissimo perché è un rosa, sempre anche questo molto brillantinoso. Lo vado ad applicare qua, quindi collegando la parte alta con l'illuminante per dare un pochino di collegamento appunto tra questo illuminante fotonico, non so se riuscite a vederlo, io se mi posiziono così, sì, lo riuscite a vederlo. È veramente fantastico e con questo rosa appunto sto cercando di dare un pochino di continuità alla sfumatura. Cioè, è bellissimo, cioè non sono potenti, sono super potenti, è una cosa pazzesca, sono veramente olografici, bellissimi. Bene, questo momento di esaltazione probabilmente finirà domani l'altro. Comunque vado a terminare gli occhi, incurvo le ciglia e come mascara vado a sceglierlo perché non l'ho ancora preso. Ho optato per un mascara super incurvante e super nero, che è quello di Yves Saint Laurent, e per applicarlo ricorro ovviamente all'aggeggino, che eccolo qua. Come vi ho detto spessissimo, questo mascara necessita di essere ben pulito, perché se lo applicate direttamente come lo estraete dalla confezione, lo scovolino è veramente super carico, veramente in maniera eccessiva, e andate a sprecare un sacco di prodotto, e
e non ottenete nemmeno un bel effetto, quindi assicuratevi di pulirlo benissimo. Prima scarico un po' il prodotto sulle ciglia, in questo modo. Poi prendo l'aggeggino e vado a super pettinarle tirandole bene verso l'alto. E le lavoro tantissimo. Sotto lo applico invece in maniera un pochino più naturale, quindi senza aggeggino. Come blush, per rimanere in tema rosa, utilizzo un blush di Sephora, questo è il Raspberry Sheen numero 12, e lo vado ad applicare con un pennello molto grande, in modo da dare un po' di colore anche al viso, in questo modo. E fatto questo, passiamo alle labbra a questo punto. E come prima cosa vado ad eliminare il burro cacao. Come vi avevo anticipato, utilizzo il Sei Mio di Clio Makeup. Benissimo, mi si era interrotto il video mentre mi stavo applicando il rossetto. Comunque sto applicando il Sei Mio di Clio Makeup e una volta fatta una prima applicazione vado a fare bene i bordi con un pennellino. Come potete vedere, queste labbra nude si abbinano benissimo con questo smokey, perché la parte superiore è già molto costruita, soprattutto anche dovuta a questo illuminante super potente. Quindi se avessi applicato un rossetto rosa o un rossetto scuro sarebbe secondo me andato in eccesso, quindi avrebbe sicuramente tolto importanza agli occhi, quindi praticamente avrebbe rischiato di rubare un po' la scena, attirare troppo l'attenzione. Invece in questo caso l'attenzione cade veramente tutta sulla parte superiore, specialmente nell'angolo interno dell'occhio e sulla parte dell'illuminante. Invece in questo caso utilizzare un nude tendente al marrone rende il tutto molto più sofisticato e non so come spiegarvi, a me questa scelta mi pare veramente super azzeccata, mi ci piace tantissimo, mi ci garba tantissimo, come si dice a Lucca. E niente, spero che anche a voi questo abbinamento sia piaciuto, io veramente sono molto soddisfatta, anche perché guardate che l'ombretto di Sephora tutto grigio sbrilluccicoso mi riprende perfettamente la maglia, quindi è veramente perfetto anche come abbinamento, trucco, abbigliamento. Prima di concludere il video vorrei spendere qualche parola su questi nuovi prodotti che ho utilizzato. Allora, partirei dal pennello. Avrete sicuramente visto proprio durante il video il mio stupore e insomma quanto l'ho apprezzato già fin dalla prima applicazione. Sono rimasta davvero piacevolmente colpita. Penso che diventerà uno dei miei pennelli preferiti e veramente lo voglio provare anche con altre tipologie di fondi, ma mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Vi ripeto quindi di che cosa si tratta: è il pennello Pro numero 83 di Sephora, quello Ultra Liquid Foundation, ed è appunto quello pensato per la stesura di fondotinta molto 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 fluidi. Quindi questo assolutamente non promosso di più, entrerà sicuramente nel miei must have. I prodotti Sephora che ho utilizzato per gli occhi, quindi questi due ombretti e la matita per lo smokey eyes. Allora, mi piace tantissimo il fatto che ci sia un pennellino dedicato alla fine del prodotto, in modo tale che diciamo appunto so che per questo colore posso avere un pennello dedicato. Che dirvi, per quanto riguarda l'applicazione mi è piaciuta, è molto morbida, non l'ho, come avrete visto, sfumata vicino alle ciglia, perché comunque il pennellino la porta via, quindi l'ho sfumata solo nella parte appunto che va verso il sopracciglio. Sicuramente, quindi, essendo una matita, va fissata con un prodotto in polvere e io appunto l'ho fatto utilizzando questo colore di Sephora. Adesso vedremo un po' appunto come si comporterà, perché è la prima volta che la provo, quindi non so dirvi niente in termini di tenuta, ma per quanto riguarda l'applicazione e il colore mi piace un sacco. Mentre per quanto riguarda questi ombretti, allora, il grigio è la prima volta che lo provo, il rosa l'avevo già provato in un altro trucco, il trucco che mi sono fatta ieri,
Per quanto riguarda il grigio, ha un pochino più di fallout di quello rosa, ma si sa sono ombretti molto glitterati, quindi comunque sia un pochino di fallout c'è da aspettarselo, ma veramente se utilizzate un pennello d'applicazione e lo premete su una base fluida, sicuramente il fallout riuscite a contenerlo e l'effetto del colore è veramente pazzesco, cioè lo potete vedere da soli, è fantastico, cioè mi piace un sacco, un unico ombretto riesce veramente a costruire un bellissimo trucco perché è molto 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 tridimensionale, quindi mi piace veramente tantissimo. Poi cos'altro? La palette di Kat Von D degli illuminanti, questo penso che sia solo l'inizio di una bellissima amicizia, perché come vi dicevo gli utilizzi sono veramente infiniti. Quello che vi ho mostrato oggi è uno di quelli più banali, quindi angolo interno dell'occhio, parte alta dello zigomo, quindi un utilizzo che si fa per tutti i classici illuminanti, ma per i prossimi video ho in mente grandi cose, quindi veramente tenetevi aggiornati sui contenuti del canale. Per esempio, se non siete ancora iscritti, fatelo, perché così potrete appunto vedere poi nelle prossime settimane come andrò ad utilizzare questa palette, perché veramente insomma sono convinta che sia una grandissima alleata per quest'estate e che permetta veramente di giocare in tantissimi modi diversi. Io la amo già tantissimo e più la guardo più mi vengono in mente cose strane da farci, e quindi insomma non vedo l'ora poi di farvi vedere qualcosa. Spero in qualche modo di darvi degli spunti e un po' di ispirazione, ecco. Comunque, per quanto riguarda questo trucco, è finito, quindi questo è il risultato finale. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti e spero anche di aver risposto in qualche modo alle persone che mi chiedono come poter abbinare un rossetto marrone, perché veramente non dovete farvi spaventare, o perlomeno non partite dal presupposto che non riuscite ad abbinarli, ma fate degli esperimenti, cioè provate, veramente è molto più facile di quello che sembra, e poi come dico sempre non c'è niente che non va fatto, ma potete magari lanciare un nuovo trend, questo non è mai, mai dire mai veramente, e quindi niente, ecco, spero semplicemente che questo possa essere uno spunto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi divertito. A questo punto non mi resta che mandarvi un bacio. Io vi aspetto la prossima settimana con un altro video. Ciao!